Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi, come avete letto dal titolo, vi porto il recap dell'ultima weekend league che ho disputato e finalmente dopo qualche settimana riesco a tornare in top 100 con 38 vittorie e 2 sconfitte. È stato un weekend davvero duro perché ho trovato davvero tanti avversari di livello e ogni partita è stata tiratissima fino ai minuti finali di gioco. Insieme a voi voglio andare ad analizzare una delle partite più belle di questo fine settimana contro un player italiano, Sentinel, il quale come potete vedere ha fatto anche lui top 100 con 37 vittorie e 3 sconfitte, assicurandosi, se non erro, la 72esima posizione mondiale. Ed eccoci dunque in partita, vediamo che lui cerca di manovrare al limite della mia area con Deulofeu, Petit, poi torna indietro verso Kanté, cerca di trovare spazi perché comunque aveva una linea difensiva ben schierata, Bakayoko, ancora Kanté, Petit. Petit cerca un compagno, lo trova in Alexandro, poi palla per Deulofeu per Kanté che riesce ad arrivare al tiro perché Alexandro non si gira rapidamente, fortunatamente De Gea ci mette una pezza. Rispondo io con questa azione di scambi veloci tra Ronaldo e Valencia. Ronaldo poi vede Goretzka che serve Pogba, palla per Bale, anche io devo girare abbastanza a largo perché la sua linea difensiva era davvero ben schierata. Con Vieira servo Pogba, vedo Ronaldo palla per Pogba, serve Goretzka che da lì tira e De Gea fa un gran miracolo. Bale poi arriva su questo pallone vacante, palla dentro verso Suarez e De Gea con la sua abilità parata coi piedi ci nega davvero un gol già fatto. Siamo dunque sullo scadere della prima frazione di gioco, provo a ripartire con Ronaldo che si fa tutto il campo, viene chiuso però da questo intervento di Alexandro e allora riparte il nostro avversario, però Vieira ci mette il piedone, poi Kanté però a sua volta gli ruba palla e allora riparte, però Blanc chiude tutto e allora Pogba, palla verso Goretzka, Goretzka può andare, Goretzka il nostro avversario sa un po' troppo la CPU, entro in area, Goretzka si divora un gol. Davvero, davvero colossale. Eccoci nella ripresa, vediamo il nostro avversario in possesso di palla con Kanté, vede Sané, anche ora queste azioni molto manovrate perché le difese erano davvero sempre messe per bene, poi qui trova l'imbucata per Suarez con Deselli poco reattivo nell'intervento e quindi andiamo sotto, trova la rete del vantaggio. Eccoci qui, mancano circa 10 minuti di gara, partita che era stata un po' bloccata, qui ho una buonissima occasione con Suarez che viene però chiuso, poi ancora Suarez, si gira in un fazzoletto, De Gea, veramente insormontabile quest'oggi. Poi Bale dal corner, vede Valencia, palla verso Ronaldo che se la porta sul destro e finalmente anche complice una deviazione, troviamo il gol del meritato pareggio, quindi 1-1. Ultima azione di gara probabilmente, andiamo a vedere con Goretzka, serve Vieira, palla larga verso Alexandro che vede Suarez che sta partendo, entro in area con Suarez e qui mi divoro davvero un'occasione colossale, devo dire la verità, la mano ha tremato un po', però si poteva fare sicuramente meglio, quindi finisce qui il match e si va ai tempi supplementari. Eccoci nel primo tempo supplementare, vediamo subito Bale in possesso palla che trova Suarez, ancora la palla verso Bale, cerco sempre queste azioni avvolgenti per cercare di trovare l'imbucata giusta, Bale palla verso Pogba che lascia partire il destro e ancora De Gea gli dice di no per l'ennesima volta. Ancora un'azione da parte mia con Vieira, palla verso Ronaldo, Goretzka, Bale, ancora un giro palla, Alexandro prova a salire, si appoggia ancora su Vieira, palla poi per Goretzka, Pogba, palla per Ronaldo, si chiude l'1-2, Pogba arriva al tiro e niente da fare, ancora De Gea si oppone, Ronaldo però recupera palla, mette dentro verso Goretzka, cerco poi Bale sull'altro lato dell'area, di destro Bale, ancora De Gea a dirgli di no, incredibile.
Secondo tempo supplementare che scorre via senza grandissime occasioni. Vediamo il nostro avversario qui, però, al 118esimo con la prima azione dei supplementari. Lozano, palla per Jesus. Qui Valencia sbatte su Suarez. Non riesco più a selezionarlo. Suarez trova la rete del 2-1. E come potete vedere dal minutaggio, purtroppo non toccherò più la palla perché, vabbè, ci sta un po' di giropalla per assicurarsi la vittoria. E quindi noi questa partita la perdiamo. Da una partita magari con più occasioni da parte mia, però poteva finire in entrambi i modi. Alla fine perdere contro un avversario di livello ci sta. E nulla, dunque non mi resta altro che salutarvi ragazzi, darvi appuntamento all'apertura dei premi, se la squadra della settimana ce lo consentirà, e ovviamente vi ricordo che li apriremo sul canale del mio amico Di Gianni, che tanta fortuna ci sta portando, anche grazie all'inversione di marcia del gufo Dragon che si è trasformato in talismano. Quindi vi do appuntamento gi a giovedì da lui. Altrimenti conserveremo il pack e vedremo di aprirlo più avanti. Alla prossima!